Ecco qua. Buonasera a tutti. Oggi facciamo un passaggio che sembra di poco conto nella vita di un'amministrazione comunale, ma è importante perché si congeda dalla nostra città dopo 20 anni di servizio il comandante Diana. Come ha detto lui con una battuta, ma che condivido, con la nostra città lui ha costruito un rapporto. Lui stesso ha detto, con alcuni buono, con altri meno buono, però comunque si tratta di un rapporto che ci tiene a concludere in un modo cordiale con un saluto fatto con il cuore alla nostra città, e questo ci dice in realtà molto su quello che è l'uomo Nicolò Diana, perché veramente credetemi, parlando del suo addio all'attività professionale a Besana, non certo secondo me i contatti umani che ha stretto qui, si emoziona sempre e gli vengono i lacrimoni agli occhi. Cogliamo però insieme all'occasione, perché il mondo va avanti, la vita va avanti, anche il nostro comune va avanti, invece per dare il benvenuto, in realtà è già qua perché è una scelta fatta nella continuità, a quello che sarà il prossimo comandante della nostra polizia locale, che è invece Bassani, che dal 1º di gennaio diventerà ufficialmente il comandante del corpo di polizia locale della nostra città. Quindi lascio la parola al comandante Diana, se si vuole avvicinare un po' perché temo che non si senta. Qui va bene? Così vedo se può. Sì, 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 sì. vada. Buonasera, buonasera a tutti. È un momento difficile, sono anche emozionato. Prima cosa devo ringraziare il sindaco per questa opportunità che mi ha offerto, cioè quella di poter arrivare a tutti voi con questo strumento che in queste occasioni si dimostra fantastico, perché è il modo più diretto per raggiungere tante persone. E quindi, per mezzo di questo strumento riesco a esprimere il mio saluto e la mia emozione, il mio sentimento in questo momento verso tutti i cittadini di Besana e Brianza. Sono quasi 21 anni, perché io sono arrivato qui il 1º di febbraio del 2000. E devo dire che 21 anni, 20 anni, 21 anni sono veramente un pezzo di vita. Non riesco a non pensarci, non riesco a non guardare indietro. E nel guardare indietro vedo tutti i momenti, li vedo tutti i cittadini di Besana Brianza, ne ho conosciuti tantissimi. E conservo quindi tanti ricordi, ci sono stati tanti momenti. Tanti personaggi, tanti personaggi importanti, diversi sindaci, tanti don, dal primo Don Guido quando è stato qui, all'ultimo che abbiamo conosciuto tutti, il Don Francesco, cioè il penultimo. Tanti anche nelle istituzioni, quattro sindaci, sono arrivato con il sindaco Mauri, finisco con il sindaco Pozzoli. Tanti assessori, tante storie, tanti eventi, belli e meno belli, più belli che mi ricordo, l'atterraggio dell'elicottero con la Madonna Pellegrina, ve lo ricorderete tutti, un momento veramente spettacolare ed eccezionale nel suo evolversi. Momenti anche di difficoltà. Ricorderete tutti quanti la frana, a parte quello attuale, perché quello attuale è il momento più brutto e più triste per tutti quanti, logicamente non solo per Besana Brianza, nessuno avrebbe mai immaginato, ma tolto questo, che è il più importante, altri momenti di difficoltà, ricorderete tutti la frana di Ale Kennedy, e comunque tutti questi momenti mi hanno permesso di conoscere il cittadino di Besana in Brianza. E quindi sentivo il bisogno di dare un saluto in questo modo, di stringervi la mano in modo così, in questo modo. Non si può, adesso per il Covid non è possibile farlo praticamente, però grazie a questo strumento, idealmente, nel mio immaginario lo faccio. Io vi stringo la mano anche a coloro coi quali non ho avuto magari un momento di gioia.
per via del mio mestiere, è logico, il mio mestiere è quello di fare le contravvenzioni, di contestare violazioni, e quelli non sono momenti semplici, e momenti di gioia. Però stringo le mani ugualmente a tutte queste persone. Non mi dilungo perché non c'è molto da dire, c'è solo da sentire il sentimento che passa da me verso di voi. Lascio il comando in buone mani, adesso vi saluterà lui e il mio vice Massimo Bassani, lo conoscete, è qui del territorio, quindi è nato con voi, differentemente da me che sono di Monza, io sono monzese, nato a Monza e vissuto lì. Massimo invece è nato qui e vissuto qui e ha fatto la sua carriera qui, quindi è uno del territorio, un autoctono. Lo conoscete, è una persona di assoluta affidabilità, quindi sono, io sotto questo punto di vista non solo sono tranquillo, ho dato tutte le garanzie al sindaco e all'amministrazione, dicendo guardate che il passaggio sarà quasi senza soluzione di continuità sotto l'aspetto professionale. Quindi siete in buone mani. E adesso vi saluto tutti quanti, sono stato veramente contento di conoscervi. Arrivederci. Sani. Buonasera a tutti, un grazie al comandante che in questi anni ha condotto il comune e la città in una maniera esemplare, un grazie all'amministrazione per il segno di continuità che vuole dare con questo incarico. Con i colleghi cercheremo di dare il nostro meglio nonostante la mancanza di una figura professionalmente importante come quella del comandante Viana. Molti di voi già ci conosciamo, avremo modo di continuare a frequentarci e conoscerci. Altro non saprei cosa aggiungere in questo momento. Vi ringrazio anticipatamente e prima di passare la parola al sindaco, vi trasmetto anche gli auguri di buone feste a tutti e grazie ancora. Bene, penso che sia stato non solo doveroso, ma davvero un gesto di cordialità e di affetto nei confronti della nostra città da parte di Diana, volervi salutare in questo modo e anche da parte del nuovo comandante Bassani di presentarsi in questo modo, mettendoci la faccia, ecco, tra virgolette. Impareremo a vederlo e a lavorarci come comandante nei prossimi mesi, ripeto, dal 1° gennaio sarà lui. Sono sicuro che qualora dovesse avere bisogno di Diana, sicuramente ci sarà modo per sentirsi. Ormai Diana, glielo dico sempre, ogni tanto sa anche cosa ci sono sotto i tombini a Besana. Quindi, come dicevo prima, il mondo comunque continua, la vita va avanti, è un altro piccolo segno di rinnovamento anche del corpo che è già iniziato con l'inserimento di due nuovi agenti che probabilmente avrete visto in giro per la nostra città, però rinnovamento nel segno della continuità, perché bisogna continuare a lavorare senza perdere quanto di buono è stato fatto ed è quello che si sta cercando di fare. Quindi ringrazio di nuovo chi ci ha ascoltato e saluto davvero in modo cordiale, anche un po' affettuoso, visto il tanto amore che ci ha messo in questi anni per la nostra città, il comandante Diana, e do il benvenuto al comandante, ma tanto è già qui, a Bassani. Buonasera a tutti. Buonasera.